Ciao, non sono Chiara Ferragni, ma oggi devo fare un video diverso dal solito. Sono qui perché devo presentarvi l'X5 U2. L'X5 U2 è un jack wireless, mi è arrivato praticamente 2 ore prima di un concerto e io l'ho subito utilizzato. Le differenze rispetto a un jack tradizionale non le ho assolutamente sentite. Evviva! Inoltre mi ha liberato da problemi tipo questo qua. O robe così. L'X5 U2, come molti altri competitors nel settore, almeno su questa fascia di prezzo, lavora sui 2,4 GHz, frequenze che combaciano con quelle di reti wireless Wi-Fi o Bluetooth. Pertanto, come da istruzioni che io ho letto, è consigliabile stare almeno a 3 metri di distanza da un router Wi-Fi. Tuttavia, l'X5 è un jack intelligente. Infatti, inizierà a lampeggiare con il LED blu se ci dovessero essere delle interferenze. A quel punto è consigliabile cambiare canale. E non cambiate canale! Cambiare canale. A proposito di cambio canale, il jack wireless X5 U2 è dotato di 4 canali differenti che possiamo accoppiare con 4 dispositivi differenti. Sembra di essere in un film di Rocco Siffredi. Tanto! Basterà infatti aspettare 15 secondi dall'accensione, cliccando sul tasto channel 2 volte. Se la luce lampeggia una volta siamo sul canale 1, 2 volte siamo sul canale 2 e così via. Nella confezione troveremo trasmettitore e ricevente, altrimenti non si spiega perché l'abbiamo comprata. Esatto! Il caricatore USB che ci permetterà di caricare contemporaneamente ricevente e trasmettitore, ma soprattutto sta bustina che non si sa che serve, ma sta dappertutto. A proposito di ricarica, possiamo ricaricare l'X5 per 2 ore, ottenendo così un'autonomia massima di circa 5 ore. Un'infinità praticamente. Dopodiché si spegnerà per sempre. No, God, please, no, no! Per fortuna i costruttori hanno pensato a tutto. Infatti, sulla parte anteriore del jack, sia trasmettitore che ricevente, è presente un LED rosso che costantemente resterà acceso per tutto il funzionamento del jack. Dopodiché, quando sta per scaricarsi, l'X5 inizierà a lampeggiare e si spegnerà per sempre. No, non è vero che si spegnerà per sempre. Lo dobbiamo ricaricare e lo riprenderà a funzionare. Poi si scaricherà di nuovo e noi lo dobbiamo ricaricare. Poi riprenderà a funzionare e noi lo dobbiamo scaricare. Ne approfitto per ringraziare Phoebe e il suo team perché hanno scelto me per questa recensione. Prima di passare all'ascolto di come questo jack funziona sulla mia chitarra e confrontarlo con un jack tradizionale, vi ricordo che dovreste iscrivervi al canale. Se vi è piaciuto questo video, cliccare su mi piace, ma soprattutto supportatemi su Patreon, così potrò comprare tante nuove attrezzature per migliorare la qualità dei miei video. Vi lascio qui sotto e un po' dappertutto il link per visitare il sito ciaravola.it, sito su cui oltre l'X5 troverete tantissimi sconti su altrettanti prodotti. Praticamente sarà come essere dal Lidl. Noi ci vediamo al prossimo video e vi auguro buon ascolto.